cambiamenti in vista per i trasportatori in Italia e in particolare per i trasportatori appartenenti alla categoria A, per i quali l'albo paventa la possibilità quasi concreta di istituire una sottocategoria. Di cosa si tratta? Dunque, in corso di elaborazione, anzi diciamo di rifinitura, la delibera che rivedrà i requisiti per i trasportatori di rifiuti, ponendo mano ad alcune criticità che nel corso degli anni si erano rilevate. Ai sensi di una disposizione del regolamento dell'Albo, la 120 il 120 del 2014, che affida al Comitato Nazionale di individuare all'interno della prima categoria raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che è articolata in classe sulla base della popolazione complessivamente servita, di individuare delle sottocategorie basate su classi in relazione alle quantità di rifiuti che vengono trasportati. Ci sono alcune attività che rientrano nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, come ad esempio i rifiuti urbani prodotti nelle autostrade, dove è difficile individuare la popolazione servita. Qual è la popolazione servita? C'è pure una sentenza della Cassazione, credo, sì, mi pare, che dice che è la popolazione dei comuni che attraversa l'autostrada. Ora, mi pare un po' improbabile una cosa del genere. È più naturalmente razionale individuare delle classi per questa specifica attività basate sulle quantità annue dei rifiuti che vengono raccolti e trasportati. Questo per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nelle autostrade. Altra sottocategoria che è stata individuata è quella della raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti da aree verdi. Anche qui, popolazione servita, qual è, quale non è. Oppure i rifiuti cosiddetti spiaggiati, i rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lagoali e sulle rive dei corsi d'acqua, che sono classificati rifiuti urbani. Anche questo è più agevole sia per la stazione appaltante che per tutto, insomma è più diciamo razionale individuare delle classi basate sulle quantità. Altra sottocategoria che verrà creata è quella dell'attività di trasporto dal centro di trasferenza dei rifiuti urbani a Roma, che ne so, Rocca Cencia, Salario, eccetera, all'impianto di recupero, smaltimento finale. Per quella tratta lì è più facile individuare il requisito dell'impresa sulla base delle quantità. Più in generale, per quanto riguarda le categorie del trasporto, verranno individuate delle dotazioni minime adottando un criterio unitario, una unità di misura unitaria. Saranno basate sulle portate utili dei veicoli, sulla somma delle portate utili dei veicoli, non sul numero dei veicoli o sulla massa complessiva dei veicoli come erano con la vecchia normativa. Ecco, entro quando questi provvedimenti entreranno in vigore? Ma dicevo, è in via di rifinitura la delibera, c'è qualche cosetta un po' da ritoccare, da vedere, soprattutto in materia di norme transitorie che sono sempre le più delicate, ma io credo che dentro il mese di novembre sarà emanata. 20 anni di Ecomondo, l'argomento principe di questa edizione è l'economia circolare, l'albo gestori ambientali, in generale il Ministero, che contributo stanno dando, insomma quanti passi avanti sono stati fatti in questi ultimi 20 anni, ma soprattutto in quelli più recenti? Passi avanti sono stati fatti, anche se non è compito dell'albo impostare politiche relative all'economia circolare, insomma. Noi tentiamo a qualificare le imprese, quindi l'impresa che fa il mestiere di trasportatore o di commerciante intermediario deve aver dimostrato alcuni requisiti per essere iscritta, quindi garantiamo questo noi. È una normativa che magari agevoli questo perfezionamento, esatto, e questa ottimizzazione del lavoro delle imprese. Il decreto 120 ha 3 obiettivi, uno di semplificare le procedure, l'altro è di informatizzare completamente l'albo, che pure questa è una semplificazione e un risparmio per le imprese, e l'altra è di qualificazione e responsabilizzazione delle imprese. E vengo al discorso del responsabile tecnico, che è una figura importante, fondamentale per l'impresa che si iscrive all'albo, il quale deve avere determinati requisiti.
ha dei compiti ormai ben precisi e delimitati e quindi va prevista la formazione di una figura adeguata a questo compito che deve svolgere. È da qui che parte, quindi, insomma, sono le basi per creare, esatto, un'economia che sia effettivamente circolare. Esatto. Poi serve Ecomondo perché è un momento di confronto, noi abbiamo sempre platee molto piene, quindi è un momento dell'anno durante il quale tutti gli attori si fermano, sì, sì, ragionano, si confrontano. E serve anche a noi perché acquisiamo opinioni, notizie, eccetera, che ci fanno lavorare meglio. Un momento di arricchimento. Grazie al presidente dell'Albo Gestori Ambientali, Eugenio Onori. Grazie. Grazie a voi.